cima di una cima, figlia dello stesso ferro della terra, centro del nostro viaggio di conoscenza. Ho fatto un viaggio per scoprire una piramide speciale che non è tomba, non è frutto di potere, ma è il luogo di libera spiritualità. Un tempio laico si affaccia su questo specchio di mare, limpido, quieto dai riflessi dorati. Questo è Castel di Tusa. Qui, al calare del sole, tutto prende il colore ramato del ferro. Le rocce, le case e persino le onde del mare. Mi metto in cammino. La piramide mi aspetta. Siamo in territorio di Motto da Fermo, arroccata sull'apice di un promontorio che guarda strapiombo gli scavi dell'antica città di Alesa. Eccola la piramide. Affiora da una vetta divenendone cima, correndo lungo il 38° parallelo, lo stesso sul quale, dall'altra parte del nostro pianeta, passa il confine tra Corea del Nord e Corea del Sud. Un perfetto tetraedro cavo, alto 30 metri, che l'artista Mauro Staccioli ha voluto in acciaio corten, materiale speciale che al contatto con l'aria si ossida. È l'ultima opera di Antonio Presti, mecenate, alchimista dell'arte e ideatore della Fiumara d'Arte, il più grande parco scultoreo all'aperto d'Europa. È lui che ci ha accolto e spiegato il perché di una piramide in Sicilia. Andiamo. È una piramide di emergenza, ma emergenza perché nasce, ma emergenza perché c'è necessità di una piramide nella nostra contemporaneità. E questa piramide, cari ragazzi, ve lo dico, perché un domani se ritornate, non sarete anche più grandi, è una piramide che ammonisce, quindi c'è ammonimento. Quindi qua dentro non c'è il doppio, non c'è il bene e il male, non c'è la fine, l'inizio e la fine, non c'è la vita e la morte, c'è soltanto l'unico. Sto vivendo un giorno speciale, è il 21 giugno, solstizio d'estate. Il sole allo zenith è al culmine della sua inesauribile energia. Oggi le ore di luce superano quelle del buio e per onorare questo evento alla piramide si celebra il rito della luce. Un rito di condivisione al quale prendono parte poeti, artisti e musicisti. Ci siamo, sono le 17:23 e questo è il momento esatto in cui il sole penetra all'interno della piramide. Lo fa attraverso questo taglio realizzato sullo spigolo orientato a nord-ovest. I raggi illuminano il centro esatto della scultura, un gioco di luce talmente incredibile da lasciare tutti in silenzio. Mi lascio abbagliare e commuovere, mentre con la mia telecamera tento di catturare l'arcobaleno di colori. Mi rattristo, l'attimo atteso sta per finire, ma so già che il prossimo anno sarò ancora qui, 21 giugno, ore 17:23, con tutti quelli che come me vorranno condividere un'emozione da non perdere.